per Guida Viaggi Web TV, Nardo Filippetti, presidente di Astoi Confindustria Viaggi. Nasce oggi un nuovo organismo nel quale confluisce Assotravel, viene creato un comitato per l'intermediazione di cui si occuperà Cinzia Renzi, soprattutto c'è la presidenta di Nardo Filippetti, sotto due aree, il tour operating che era la ex Astoi e il mondo delle agenzie di viaggi che sono idealizzate in due persone, Cinzia Renzi ed Andrea Giannetti, che restano vicepresidenti. Perché è nata questa esigenza di sintesi, di ottimizzazione di risorse all'interno dell'organismo confindustriale? Ma mi sembra che hai detto te, è una sintesi dettata da un'esigenza di spending review, chiamavola, quando abbiamo visto che all'interno dello stesso sistema c'erano problematiche simili o uguali, perché mantenere due associazioni? C'è stato richiesto da parte dei vertici sicuramente di Confindustria, non Confindustria, ma proprio dei vertici di Confindustria, di aggregare quelli che comunque vivevano le stesse problematiche o esigenze in termini di mercato e sindacale. Quindi è stato un processo iniziato dal mio predecessore Corbella e che io appunto in qualità di vicepresidente già allora ne ero a conoscenza, poi il percorso era iniziato, oggi ha avuto la sua definitiva legittimazione con l'assemblea che abbiamo fatto qui al TTG per cercare di aggregare definitivamente e dare un assetto, un assetto definitivo di un organigramma che all'interno di Astoi Confindustria Viaggi c'è il mercato cosiddetto di tour operator che oggi si chiama comitato di organizzazione viaggi e il comitato della intermediazione. Nel comitato organizzazione, che era la vecchia storia del tour operator che ancora esiste, c'è vicepresidente Carlo Pompili e Sergio Testi. Nel comitato di intermediazione oggi è stato eletto Cinzia Renzi e Andrea Giannetti. Due mondi in passato, si è detto oggi proprio durante questa presentazione, che si sono trovati contrapposti produzione e distribuzione. Forse la crisi che stiamo vivendo, la ricerca spasmodica quasi di un cliente del pacchetto organizzato che sembra essersi vaporizzato, comunque fermo e indeciso, ha portato alla presa di coscienza forte che i due mondi devono parlarsi, ma sempre di più. Questo in che modo lo metterete a punto e cercherete di mettere di fronte i due mondi come li ho definiti? Ma tutto nasce comunque poi da quello che era un input iniziale di Confindustria, dalla esigenza di cercare di capire quello che erano i problemi che i nostri clienti, perché i clienti dei tour operator sono le agenzie di viaggio, non dimentichiamoci, e non sono contrapposti. Si è sempre pensato in passato, probabilmente quando il mercato cresceva non si aveva tempo di analizzare che cosa e perché le cose succedevano. Si era talmente presi dalla crescita del mercato e dalla domanda che non ponevamo attenzione da chi, perché o per come. Forse con questa crisi che sicuramente crea delle opportunità, noi cogliamo l'opportunità forse di questa crisi di capire, di riflettere il perché prima eravamo forse l'uno contro l'altro, quando abbiamo, come dicevo, dei comuni denominatori che sono che il problema e l'esigenza dell'agenzia di viaggio è la stessa che noi ogni giorno con la quale ci confrontiamo, relazioniamo e di cui abbiamo pensato di fare questo percorso insieme. È iniziato come una fase di ascolto, è un termine che lei ha usato poco fa durante la presentazione. Ascolterete cosa hanno bisogno, di cosa hanno bisogno le agenzie di viaggi. Ecco, la crisi ci ha magicamente trasformati in ascoltatori, in prestatori di maggiore attenzione? Noi vendiamo servizi, quindi tutti entrano in un'agenzia di viaggi con una domanda, che non è sicuramente quella dello sconto ed è quella di chiedere dei soldi. Vengono per farsi ascoltare, per raccontare quelle che sono le loro preoccupazioni, quindi paure, ansie, angosce. E lì abbiamo bisogno di, con tutto rispetto, che non sta a me dire di educare, ma di sensibilizzare la gente di viaggio che il mondo è cambiato e la gente ha bisogno di essere ascoltata.
Quindi l'agente di viaggio ascolta il cliente, gli suggerisce delle soluzioni che, guarda caso, il web, internet, ha già dato tutte le risposte, ma internet e il web non danno la risposta dell'ascoltare. È interattivo, nel senso che io faccio una domanda, clicco ed è finito. Di qua invece mi relaziono con qualcuno. Ecco, il valore aggiunto che è il servizio e che è quindi l'ascolto, l'agenzia di viaggio dovrebbe cominciare a non parlare più di prodotto, ma di cominciare a capire realmente qual è l'esigenza, qual è la paura, l'ansia, la responsabilità che si deve prendere, perché la licenza che ci è stata data agli agenti, che è stata data ai tour agency di viaggio, è quella comunque che dice che ti devi prendere la responsabilità. E quel 14 o 15% che entra in agenzia avrebbe se l'ha fatto da solo, ed altrimenti, perché di proposte è pieno il mondo del web. Se è venuto è perché vuole farsi ascoltare. Sopra le agenzie di viaggio c'è la storia che ascolta. Ecco, il nostro messaggio a chi vorrà entrare nel mondo della famiglia di Astori Confindustria Viaggi è quello che garantiamo che ascolteremo quelli che sono i loro bisogni, le loro preoccupazioni, le loro difficoltà del momento, mettendo e dando dei suggerimenti che altri colleghi come loro, ma anche condivisi da quelli dei tour operator, perché la famiglia è unica, saranno in grado di dare. Quanto le partecipazioni societarie del mondo della produzione, ricordo Costa Crociere, ricordo MSC, ricordo Alpitour, nel mondo dell'intermediazione, avendo acquisito dei network, ha influenzato o può aver ispirato questo confluire dei due mondi che oggi si traduce in Confindustria Viaggi. I tour operator hanno cominciato ad acquisire e partecipare dei network di agenzie di viaggi, quindi c'è già stato un incontro fra i due mondi per esigenze di ascolto anche del mondo della produzione. In qualche modo c'è stata un'influenza anche di quelle operazioni per la creazione di questo? No, assolutamente no. Non sta a me giudicare, ma bisognerà parlare con coloro che hanno fatto questo percorso di aggregazione creandosi dei network. Noi non partiamo da quell'assunto, noi partiamo dall'assunto invece che il tour operator fa il tour operator, l'agente di viaggio fa l'agente di viaggio, tant'è che non li abbiamo ancora nemmeno unite, ma hanno ognuno la loro dignità all'interno della stessa casa. Assolutamente nessuna influenza, ma quelle altre sono state strategie commerciali di impresa. La nostra invece è una strategia di un'associazione che vuole essere sempre più ascoltata, quindi allargare la base, perché quando andremo a parlare alle istituzioni per i problemi che viviamo e per quello che facciamo, ci ascoltano maggiormente, perché è il numero e l'unione e dei più che permettono di essere ascoltati. Grazie a Nardo Filippetti, presidente di Astori Confindustria Viaggi. Grazie.